Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Speciale Elezioni. Il commento al voto che chiude questo ciclo di trasmissioni di tribune elettorali che hanno portato fino a raccontarci nella notte tra il 25 e il 26 settembre l'esito delle consultazioni elettorali per Camera e Senato in Abruzzo. Un esito che non è ancora definitivo, poi ne parleremo in particolare con uno dei nostri ospiti perché si attende proprio che il Viminale, che insomma stavolta non è stato molto preciso, dia con precisione l'ultimo seggio alla Camera all'Abruzzo, però insomma il risultato, il dato politico c'è e lo vogliamo commentare con i nostri ospiti che rappresentano un po' le principali forze politiche. Tra poco ci raggiungerà anche il coordinatore regionale della Lega, ma intanto ringrazio e saluto, li vediamo tutti nell'inquadratura del Totale, Daniela Torto, Etel Sigismondi, Michele Fina, Nazario Pagano e Carlo Costantini. Direi di partire anche per cavalleria, ma soltanto non è questa la ragione, con Daniela Torto per commentare un dato che per quanto riguardava lei personalmente, insomma, era facilmente prevedibile, però per quanto riguarda per esempio il Senato ha portato a un risultato buono per il Movimento 5 Stelle, quasi in attesa una settimana prima, se ci si fidava su quello che si diceva sui giornali, sulle televisioni, sui sondaggi fin quando erano pubblicati. Mi pare che in Abruzzo il dato testimoni questa capacità di Conte di essere stato incisivo nella fase più cruciale della campagna elettorale. Torto. Sì, è stato così, è stata una grande soddisfazione poter garantire anche l'elezione della nostra senatrice Di Girolamo, a testimonianza che in Abruzzo il lavoro fatto è stato fatto intensamente e bene. Chiaro è che a tutto questo ha contribuito una campagna elettorale straordinaria portata avanti dal presidente Giuseppe Conte, alla quale campagna si è poi andata ad aggregare la campagna elettorale portata avanti da tutti i portavoce sia nel territorio abruzzese così come nelle altre regioni. E voglio ricordare a questo punto anche il dato che abbiamo potuto raggiungere anche al nord, lì dove ci venivamo dati davvero a polvere di stelle, e invece anche lì abbiamo raggiunto risultati a doppia cifra, con grande soddisfazione per tutta la nostra forza politica. In Abruzzo siete il secondo partito rispetto al Partito Democratico, poi sentiremo insomma che dirà il PD, eravate il primo per quanto riguarda le precedenti consultazioni del 2018. Su scala territoriale qual è il dato che vi ha colpito di più in questa regione? Sicuramente nella provincia di Chieti abbiamo registrato un dato che è andato oltre quello del 18% della media regionale, e questo a dimostrazione ancora una volta che abbiamo lavorato non soltanto in campagna elettorale, ma durante questa legislatura, nei 4 anni, abbiamo lavorato bene non soltanto a livello nazionale, ma anche insieme ai consiglieri regionali e ai consiglieri comunali. È stato un lavoro premiato che sicuramente non ci vede legati soltanto alla misura del reddito di cittadinanza, perché voglio ricordare che la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle è stata costruita sui temi, è stata costruita su un programma in larga scala. Abbiamo parlato di super bonus, per esempio, siamo arrivati a parlare di salario minimo, ecco, sono tutti argomenti che unitamente a quello del reddito di cittadinanza hanno restituito credibilità ai portavoce e al Movimento 5 Stelle. Grazie. Etel Sigismondi, il principale quotidiano di questa regione, ha titolato il 26 di settembre Meloni stravince, un titolo che si riferisce anche all'Abruzzo, perché per la prima volta questa regione elegge anche come parlamentare che opta e che necessariamente viene eletta in Abruzzo, appunto un parlamentare che diventerà premier di questo paese. Ma c'è il dato Meloni, e questo è inequivocabile, c'è uno stream nazionale che anche questa regione ha seguito.
ma c'è anche il dato di una classe dirigente locale che è promossa in Parlamento, come anche nel suo caso, insomma, ha reso Fratelli d'Italia un partito non soltanto di opinione che seguiva le vicende dalle televisioni, ma anche dalle piazze, dagli incontri, dal contatto continuo con le persone. Questa è stata un po' la cifra della campagna elettorale vostra, mi pare. Consentitemi quindi di ringraziare in apertura di questa trasmissione tutti gli elettori, tutti gli abruzzesi che hanno premiato con uno straordinario successo Fratelli d'Italia. Ovviamente è un risultato che ci onora e ci responsabilizza per ciò che ci attende, ci auguriamo, al governo della nazione. Speriamo e ci auguriamo che Giorgia Meloni avrà il mandato dal Presidente della Repubblica per formare il futuro governo. I numeri ci sono e quindi tutto ci fa ben sperare. Un risultato importante, frutto della credibilità, della forza, della serietà del nostro Presidente Giorgia Meloni, che ha scelto l'Abruzzo, e questo ci onora, e rispetto a quello che abbiamo detto anche in campagna elettorale rafforza l'Abruzzo, perché avere un Presidente del Consiglio, un futuro Presidente del Consiglio eletto in Abruzzo vuol dire dare anche più forza a quelle che sono le necessità, le istanze del territorio. Ma come lei ricordava, direttore, è anche frutto di un lavoro fatto dal territorio. Ed è per questo che accanto al ringraziamento agli abruzzesi va anche la classe dirigente di Fratelli d'Italia, che in 10 anni è riuscita a fare un lavoro incredibile. Noi siamo passati dall'1,9% del 2013 in Abruzzo a percentuali che sfiorano il 28% e superano la media nazionale. Avere un punto e mezzo rispetto alla media nazionale dimostra che in Abruzzo c'è una classe dirigente che lavora bene e i risultati si vedono. L'Abruzzo è stato sempre un laboratorio politico per Fratelli d'Italia. Non è un caso se proprio in Abruzzo abbiamo eletto il primo presidente di una regione, Marco Marsilio, e abbiamo eletto il primo sindaco di un capoluogo di regione per Luigi Biondi, e questo è il risultato, le elezioni che abbiamo appena superato, e il risultato di un intenso lavoro fatto sul territorio. Michele Fina, insieme a Luciano D'Alfonso, non si è per nulla risparmiato in questa campagna elettorale, ha girato tutto l'Abruzzo per parlare del PD, delle sue proposte, ha scontato, suppongo, anche dinamiche nazionali in particolare. Avete sfiorato anche il terzo seggio alla Camera, ma perché ha perso il centro-sinistra, ha perso il Partito Democratico, Fina? Sì, abbiamo fatto una campagna elettorale dovunque, ma è stata una campagna elettorale molto difficile, perché è evidente che almeno per una metà, cioè la seconda metà di agosto, è stato davvero complicato trasformarla in contatto con le persone, nelle piazze, nelle strade. È stata quindi una campagna elettorale molto influenzata dalle dinamiche nazionali, e queste dinamiche nazionali ci hanno punito, perché è stata una dura sconfitta. È stata una dura sconfitta a livello nazionale, così come a livello regionale. Vince Fratelli d'Italia. Vince Fratelli d'Italia anche un po' cannibalizzando i propri alleati, però vince anche la capacità di coalizione che ha avuto il centrodestra e che le forze di centrosinistra non hanno avuto, e per la quale incapacità io naturalmente ho un grande rammarico. Sono contento di aver lavorato per anni a cucire e mettere insieme le forze alternative al centrodestra, e questo ci ha dato anche importanti soddisfazioni a livello locale in elezioni amministrative. Non averlo fatto a livello nazionale naturalmente non ci ha consentito di competere, per esempio nei collegi uninominali è stato impossibile, perché evidentemente senza coalizione era impossibile essere percepiti come competitivi al di là della qualità delle persone. Tuttavia, a livello regionale noi sostanzialmente confermiamo gli stessi voti del 2018, 100.000 abruzzesi. Io ringrazio tutti coloro che hanno votato, naturalmente, e la gratitudine per coloro che hanno
confermato o scelto il Partito Democratico è doppia. Dobbiamo continuare a costruire e a ricostruire la nostra presenza sul territorio, anche alla luce di questa sconfitta, però, come dicevo, ha vinto Fratelli d'Italia, adesso aspetta Fratelli d'Italia una esperienza di governo, perché senza dubbio questo passaggio, che anche Del Sigismondi ricordava, da percentuale a una cifra, a percentuali molto significative, almeno in Italia, può essere ascritto anche al fatto che Fratelli d'Italia è stata l'unica forza politica che in questi ultimi 5 anni non ha partecipato nelle sue esperienze di governo. Al di là delle condivisioni che in Parlamento ci sono state su alcune scelte, però di fatto non c'è stata una condivisione nemmeno nella rielezione del Presidente della Repubblica. Adesso, ad esempio, il 60% di aumento del costo della luce, ci sono sfide di governo molto significative, a partire da questa, cioè combattere l'aumento del costo dell'energia, e chi ha vinto le elezioni è chiamato ad affrontarle. Grazie Fina. Nazario Pagano, parlavamo dei flussi elettorali relativi al Partito Democratico e a Fratelli d'Italia rispetto alle dinamiche nazionali. In Abruzzo c'è stato un dato molto sorprendente per quel che riguarda Forza Italia, uno dei migliori risultati rispetto alle altre regioni. Io penso che ci sia da mettere come giustificazione in campo il tema di come voi candidati vi siate spesi personalmente, ma anche il fatto che Forza Italia ha ancora in tutti questi anni una struttura, una organizzazione, un radicamento con i territori che è riconoscibile in questa regione, un po' più che altrove. Pagano? Intanto salutiamo Deramo che poi interverrà. Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, io credo che così come hanno fatto gli altri colleghi prima di me, bisogna innanzitutto ringraziare i tanti nostri elettori che sono stati sicuramente superiori a quello che si poteva immaginare, ipotizzare fino a un paio di mesi fa. Forza Italia ha avuto un risultato straordinario, l'ha ricordato lei, e parliamo del 12% al Senato, che corrisponde al terzo risultato migliore d'Italia dopo Calabria e Molise, e soprattutto parliamo di 4 punti percentuali in più della media nazionale, 4 punti tenuto conto che ovviamente si aggiungono agli 8 punti percentuali ottenuti a livello nazionale, insomma parliamo di oltre il 30% in più del consenso. Quindi questo dimostra sostanzialmente quello che secondo me diceva lei poco fa, e cioè che Forza Italia ha potuto godere di questo risultato per due motivi. Il primo, questa rete straordinaria di amministratori locali che ha dato un forte aiuto, ovviamente, che per noi, come dire, è un patrimonio storico, perché Forza Italia, bene o male, sono tanti anni che è sul campo, e quindi ha tanti amministratori che sono rimasti fedeli ai valori e ai principi che rappresenta Forza Italia. In più, mi posso permettere di dire, anche i candidati che abbiamo messo in campo, perché io capolista alla Camera, Lorenzo Sospiri, che voglio ringraziare qui, capolista al Senato, che tra l'altro ha sfiorato le elezioni al Senato, perché c'è stato questo incremento di voti del Movimento 5 Stelle nelle ultime 2 settimane che ha un po' spiazzato tutti. Avevamo idea che potesse, fino a pochi giorni prima del voto, che potesse uscire anche il seggio al Senato, ma anche gli altri 5 candidati che abbiamo messo in campo rappresentavano uno spaccato molto importante del nostro partito in Regione Abruzzo, dove effettivamente Forza Italia continua ad essere molto, molto forte e presente, ma ripeto, si tratta di una rete di amministratori. Noi poi candidati ci siamo davvero spesi tantissimo. Io non ho mai fatto una campagna elettorale così, come dire, così impegnativa. 4 anni fa non fu così. Devo dire che i frutti ci sono stati, e io ringrazio davvero gli abruzzesi e spero che ne saranno ben lieti, tenuto conto dell'approccio che avremo in Parlamento prossimamente.
Grazie. A proposito di riflesso tra voto nazionale e voto regionale, ieri proprio in conferenza stampa sono arrivate le riflessioni del segretario regionale della Lega Luigi Deramo, che è qui nei nostri studi, relativamente al fatto che la Lega, appunto, a differenza per esempio del PD, ma non, invece insieme al Movimento 5 Stelle, ma io banalizzo e generalizzo, è un partito che risente molto delle oscillazioni tra un'elezione ed un'altra e soprattutto paga in alcuni casi la fatica di governare per un partito sempre così insomma, attaccato a dei temi che a volte vanno in controtendenza rispetto al fatto di poi governare il paese o comunque essere classe di governo e quindi esporsi anche all'impopolarità come avviene e come è avvenuto in questo caso. Ecco, però il dato della Lega Abruzzese, che visto in assoluto sarebbe negativo, visto in relazione insomma a quanto è successo in tutta Italia, ad Eramo. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io, come ho detto in più di una circostanza in questi giorni, quando mi hanno chiesto ma lei è soddisfatto del risultato ottenuto in Abruzzo, chiaramente dico no, anche se poi, come lei sottolineava nella premessa, se lo andiamo a parametrare, a confrontare con il dato nazionale, vediamo che la Lega Abruzzo è assolutamente in linea con il dato nazionale, sotto di qualche decimo, e comunque nella lettura tutta interna la Lega Abruzzo è il primo risultato del centro-sud Italia e addirittura siamo andati percentualmente parlando sopra a regioni come la Toscana, come l'Emilia-Romagna, come le Marche, come l'Umbria, che chiaramente hanno una tradizione in termini di presenza e di governo Lega molto più datata rispetto alla nostra. Quindi in una lettura complessiva nello scacchiere nazionale sono contento che il movimento abruzzese sia stato in linea con il dato. Poi chiaramente un po' di delusione c'è, perché pensavamo di poter prendere qualche punto percentuale in più, però questa è la politica, sicuramente la presenza del governo non nazionale non ci ha aiutato, ma sono convinto, come ho detto ieri, che ripartiremo più forti di prima. Già abbiamo programmato un tour su tutti i comuni abruzzesi che terminerà nel mese di dicembre-gennaio, dove terremo una conferenza programmatica e andremo a stilare, dopo aver ascoltato i portatori sani di interesse, 10 punti che sottoporremo al governo e che riguardano chiaramente tematiche relative alla nostra regione. Grazie Deramo. Dicevo che c'è un giallo ancora, perché noi, insomma, sono passati alcuni giorni, non abbiamo ancora la certezza di chi siano i parlamentari eletti in Abruzzo, ma con una certa approssimazione, che poi certa approssimazione è uno simbolo in qualche modo, Carlo Costantini, possiamo dire che Azione buona la prima in ogni caso, e ancor meglio se si elegge Sottanelli in Parlamento. Intanto, a che punto è questa situazione, che a questo punto penso sia più un fatto di scaramanzia, non vi induca ad annunciare l'elezione? Ma le regole elettorali e le regole e i principi matematici definiscono l'elezione di Giulio Sottanelli. C'è stato un clamoroso errore da parte del Ministero dell'Interno, nel senso che i voti di più Europa inferiore al 3% sono stati computati nell'assegnazione dei seggi, ma poi sono stati incredibilmente dimenticati quando si è trattato di individuare i singoli candidati eletti per ogni singolo partito. Questo evidentemente ha determinato uno sconvolgimento, se è vero come è vero che circa 14-15 eletti alla Camera dei Deputati sono stati sostituiti, ma fortunatamente il Ministero dell'Interno se ne è avveduto, se ne è accorto ed è intervenuto per rimediare a questo, che è un errore oggettivo, tant'è che io ero in contatto con Giulio Sottanelli, che era assolutamente tranquillo, fin dal principio ha condiviso il fatto che si trattasse di un errore oggettivo, matematico, un errore che in qualche modo
lo stesso Ministero dell'Interno, una volta posto a conoscenza dell'errore stesso, avrebbe provveduto a superare. Quindi abbiamo conservato la massima tranquillità e pacatezza, così come dobbiamo continuare a conservare la massima serenità e pacatezza fino a quando i risultati non saranno definitivi, non solo per un fatto di scaramanzia, ma anche per un fatto di rispetto nei confronti della collega del Partito Democratico della provincia di Teramo, che per qualche giorno ha pensato di essere eletta, poi non è stata eletta. Insomma, queste sono vicende che toccano anche la sfera personale e per certi versi addolorano. Quindi Giulio Sottanelli, io e un po' tutta Azione abbiamo deciso di mantenere un profilo basso e pacato fino a quando i risultati non saranno definiti. I risultati di Azione sono sorprendenti, non solo su base nazionale ma anche su base regionale. Azione è una forza politica nata e costituita come partito soltanto 6-7 mesi fa, quindi è la forza politica che ha pagato più di tutte l'immediatezza, la repentinità e la rapidità di questa campagna elettorale. Però non è arrivata la doppia cifra. Beh, vabbè, la doppia cifra rappresentava l'obiettivo massimo raggiungibile, però mi dica lei quale forza politica costituita in 6 mesi si presenta alle elezioni politiche a livello nazionale e prende l'8% in 6 mesi di tempo. Io non credo che ce ne siano, quindi il risultato è comunque eccezionale da un punto di vista nazionale ed è eccezionale anche da un punto di vista regionale, non solo perché abbiamo eletto meritatamente il nostro segretario regionale Giulio Sottanelli, ma anche perché abbiamo portato a casa un onorevolissimo 6,5%, che è leggermente al di sotto della media nazionale, ma comunque che marca una differenza significativa rispetto al risultato di Azione nel sud. Siamo andati benissimo nella provincia di Teramo, a Pineto, a Roseto e anche nella città di Teramo, ma siamo andati altrettanto bene nelle città capoluogo di provincia, all'Aquila, a Chieti, a Pescara. A Pescara centro addirittura abbiamo preso, sulla base delle informazioni che ha fornito il centro l'altro ieri su una tabella, abbiamo preso il 10,1% nel centro di Pescara, che è il doppio dei voti della Lega e gli stessi voti che ha preso Forza Italia. Sono numeri, ripeto, sorprendenti per la loro positività, se si pensa che siamo nati soltanto 5-6 mesi fa. Questo contesto quindi costituisce il presupposto migliore per avviare un processo di radicamento sul territorio, perché sinceramente, se è vero che siamo andati molto bene nei grandi centri, è altrettanto vero che siamo andati non altrettanto bene nei centri montani e nei centri dell'entroterra della nostra regione, ma questo è avvenuto semplicemente perché fisicamente non abbiamo avuto la possibilità di radicare il partito. Oggi che abbiamo un risultato elettorale così importante, abbiamo eletto in Parlamento, ci corciamo le maniche tutti quanti e tutto il gruppo dirigente, i simpatizzanti e gli iscritti di Azione inizieranno a lavorare per fare in modo che questo 7,2% delle città capoluogo di provincia, 6,5% su base regionale e 7,8% su base nazionale si consolidi ulteriormente e continui a crescere, grazie ad una proposta politica che è stato l'unico elemento di novità di questa campagna elettorale, ma magari ne parlo al prossimo giro. Sì, grazie Costantini. Noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e torniamo tra pochissimo. Allora, siamo tornati in studio con i rappresentanti delle forze politiche per commentare il voto, anzi il voto l'abbiamo già commentato e analizzato. Adesso vogliamo dire agli abruzzesi che cosa succederà anche in questa regione alla luce di questo risultato, che comunque non è indifferente a circa un anno e qualche mese, inizio 2024, in cui si voterà per la regione. È chiaro che ci saranno delle dinamiche nazionali ancora da analizzare, però insomma c'è anche qui una campagna elettorale permanente, si ricomincia, poi peraltro c'è anche un turno amministrativo in questa primavera in città importanti come Teramo e quindi ci saranno altri banchi di prova. Io inizio con Daniela Torto, che dovrà lasciarci anche un attimo prima, le consiglio poi comunque di rimanere ad ascoltare soprattutto quello che dirà Michele Fina, perché le sto per chiedere se in Abruzzo il campo largo, finito questo incidente nazionale, che comunque insomma è stato un incidente insomma abbastanza rilevante, riparte con un'alleanza per le prossime regionali. Daniela Torto. Sì, allora, in vista di quanto registrato in questi giorni, ovviamente non è possibile portare avanti un'interlocuzione col Partito Democratico, perché se vogliamo la responsabilità politica del successo di Giorgia Meloni
sicuramente da attribuire alle scelte di Enrico Letta, che immagino però da notizie stia facendo già il suo mea culpa, quindi con questi vertici del Partito Democratico sarà sicuramente impossibile portare avanti un progetto che, voglio ricordarlo, il progetto del Movimento 5 Stelle è il vero progetto progressista, che è cresciuto con una grande credibilità e che si è contrapposto a quello del progetto Agenda Draghi, che abbiamo completamente superato nel momento in cui non era vicino e non rispondeva ai problemi concreti della gente. E effettivamente il consenso elettorale ha dimostrato che avevamo ragione. Chiaro è che per il futuro in regione io credo oggi sia anche prematuro parlarne, e va alla luce di questo tenuto presente un dato: il risultato del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, e che bypassa quello del Partito Democratico e soprattutto nella provincia di Chieti, e quindi questo dato è impossibile non valutarlo. Ecco. Allora, ci sono questi passaggi, adesso io coinvolgo ovviamente subito Fina, perché c'è una certezza che è quella rafforzata dal fatto che non si è candidato alle politiche, che Marsiglio sarà ricandidato nel centrodestra, c'è un'altra certezza che il centrodestra è forte ed è maggioranza in questo momento in Abruzzo, e ci sono dei passaggi da affrontare, come diceva Torto, tra cui anche la fase congressuale del Partito Democratico. Ecco, lei ha un'idea, perché insomma lei adesso è parlamentare ma anche segretario regionale del partito, su come riprendere questo dialogo che direi su scala regionale era ben avviato, se non fosse stato appunto per dinamiche nazionali. Fina. Su scala regionale è vivo, nel senso che onorevole Torto e Di Chieti sa bene che noi amministriamo insieme nel comune di Chieti, così come nel comune di Sulmona, che è il comune della senatrice Di Girolamo. Ci siamo candidati e amministriamo insieme in tantissimi luoghi. D'altra parte io non ho fatto mistero, non lo faccio nemmeno adesso, di un apprezzamento sincero del lavoro che loro due hanno svolto, ma anche il coordinatore regionale Castaldi è stato fin dall'inizio disponibile a collaborare con noi e noi con lui, già quando era sottosegretario. Quindi io penso che tanto più che oggi il Movimento 5 Stelle si considera una forza progressista, si debbano trovare le ragioni di un dialogo. Tanto, d'altra parte, in Regione Abruzzo la regola elettorale è molto chiara, si vince o si perde a seconda di chi è più capace di mettere insieme un'alleanza ampia e eleggere il Presidente di Regione. Naturalmente questo dialogo che noi vogliamo ricucire riguarda anche Azioni, Italia Viva, le forze che si sono presentate con Calenda, con Costantini abbiamo più volte interloquito anche in occasione di confronti televisivi e molte volte ci siamo trovati. Io credo che si debbano distinguere i piani, ci sono competenze che riguardano la Regione Abruzzo, c'è un'alternativa da costruire a questo governo Marsilio. L'abbiamo riscontrato in giro, questa almeno è la mia opinione, che c'è voglia di alternativa a questo governo, che ci può essere una maggioranza degli abruzzesi pronta a riconoscersi a un progetto alternativo, e noi vogliamo essere coloro che lavorano a costruirlo. Dico a me e al Partito Democratico, ma questo vale anche per il livello nazionale, che il Partito Democratico è riconosciuto e premiato quando unisce, mai quando divide. E a proposito di quello che sarà anche la discussione nazionale a cui noi parteciperemo, senza dubbio è questo lo spirito che dobbiamo restituirci. Molta chiarezza nell'essere coloro che, con spirito coalizionale, ecco, per utilizzare una parola estesa, deve essere il principio che guida la nostra azione. Questo faremo in Abruzzo, lo abbiamo già fatto, lo continueremo a fare nei prossimi mesi, a partire dalle questioni più urgenti. Ad esempio, noi chiediamo alla Regione Abruzzo che si faccia parte diligente, lo dicevo prima, sul tema del caro energia. Molte regioni hanno preso provvedimenti in attesa di quelli nazionali, del prossimo governo e di quelli europei, però anche la regione può fare qualcosa. Il Partito Democratico in Consiglio regionale ha presentato un pacchetto di proposte, se ne discuta, si faccia uno sforzo. Oggi l'ha detto Giorgia Meloni, i partiti lavorino insieme. Beh, anche in Regione Abruzzo i partiti lavorino insieme per frenare l'aumento delle bollette e dare una risposta ai cittadini.
Grazie. Allora, il campo del centrodestra invece appunto è scorporato nel suo complesso da questo turno elettorale politico, con equilibri interni che però sono cambiati. Allora io chiedo all'azionista di maggioranza, che ha la cosiddetta golden share, a Eter Sigismondi, se ciò conterà per esempio nella prossima inevitabile nuova formulazione degli assetti della giunta regionale alla luce dell'uscita di scena di Liris promosso in Parlamento. È indiscutibile che questo seggio in giunta debba tornare a Fratelli d'Italia, ma per esempio c'è una situazione da risolvere per quel che riguarda l'assessorato di Forza Italia, ci sono nuovi ingressi in Consiglio regionale, insomma teme che ci sia qualche fibrillazione o anche che per esempio Veramo in Abruzzo possa creare gli stessi problemi che qualcuno dice può creare Salvini a livello nazionale a fronte di un Fratelli d'Italia così forte e lanciato. Allora, gli argomenti sono tanti, andiamone in ordine. Rispetto alle riflessioni del Movimento 5 Stelle e del coordinatore regionale del Partito Democratico Fina, che continua a fare lo stesso errore di Letta, cioè loro inseguono la legge elettorale. Letta cercava il campo largo perché sosteneva che la legge elettorale doveva mettere insieme più forze politiche per riuscire a vincere gli uninominali, e di fatto poi si è trovato di fronte a un campo che si è disintegrato e che si è sciolto come neve al sole. E così come quando sostiene che Fratelli d'Italia è riuscito a ottenere questo fantastico risultato perché non è stato al governo, ed è questo il punto di partenza. Fratelli d'Italia non poteva stare al governo né con il PD né con il Movimento 5 Stelle, con i quali programmaticamente non avevamo niente in comune, così come anche le alleanze non possono essere fatte come con il calcolo numerico dei singoli voti, perché in politica la somma non fa il totale, perché ovviamente gli elettori premiano i programmi, premiano le coalizioni che possono in qualche modo riuscire a dare delle risposte. E mettere tutti insieme per battere il centrodestra è un errore che ha fatto Letta e che vedo e noto che, come dire, vuole ripetere Fina. Questo ci fa piacere perché, come dire, si avvicinano a un'ennesima sconfitta. E comunque non tiene presente che il Movimento 5 Stelle, quando ha fatto l'abbraccio con il Partito Democratico, è scomparso, basta vedere il dato delle ultime amministrative, lo stesso Calenda sostiene che hanno avuto questo risultato proprio perché sono andati fuori dalla coalizione, altrimenti avrebbero preso il 2%. Quindi questo è il campo largo che si continua a inseguire, difficilmente verrà realizzato anche in vista delle regionali, ma c'è un dato che mi preme evidenziare. Il centrodestra vince in Abruzzo in 293 comuni su 305, questo è il dato, e la somma dei voti del centrodestra è superiore alla somma di tutto il centrosinistra, anche considerando le forze politiche che non sono state insieme al centrosinistra. Un centrosinistra che rispetto alle regionali perde circa 60.000 voti, così come anche il Movimento 5 Stelle, la collega dei 5 Stelle, come dire, esalta il risultato del Movimento, ma che perde 6 milioni di voti a livello nazionale, quindi, come dire, è una sconfitta. Sono riusciti a reggere, come dire, a tentare di calmierare quella che è la sconfitta, riescono a prendere un seggio al Senato soltanto per questo sistema elettorale, ma con un proporzionale non ci sarebbe stata storia, il centrodestra avrebbe preso sicuramente due collegi, quindi il centrodestra è maggioranza. Il centrosinistra, ma che succede in giunta? Il centrosinistra aveva cercato di fare una campagna elettorale su Marco Marsilio, abbiamo recepito la sfida, una sfida vinta, perché c'è stato, come dire, un voto politico, ma anche su personaggi come Liris e come Testa, e mi avvicino a rispondere alla sua domanda, che sono espressione del governo Marsilio, che è in
buona, ottima forma e ci candidiamo a rigovernare la regione Abruzzo. Cosa succede? Succede che Fratelli d'Italia, la forza di Fratelli d'Italia non verrà utilizzata per un braccio di ferro all'interno della maggioranza, questo l'abbiamo detto più volte, lo ripeto questa sera, la forza di Fratelli d'Italia verrà utilizzata per portare risultati in Abruzzo, per costruire quella filiera tra la Regione Abruzzo e il Parlamento nazionale, con Giorgia Meloni eletta in Abruzzo e Presidente del Consiglio. In giunta ovviamente si andrà avanti con quelli che sono gli equilibri che sono usciti nel 2019, perché noi non abbiamo intenzione di cambiare una squadra che ha ben lavorato, che funziona bene, con degli alleati con i quali governiamo da anni realtà importanti come Montesilvano, come Pescara, come L'Aquila, rispetto a una coalizione che è collaudata nel tempo. Bene, mi sembra un fatto politicamente rilevante quello che è stato annunciato da Sigismondi, io lo faccio ovviamente, non perdo l'occasione di farlo commentare a Deramo, perché insomma qualcuno, e questo non sarà Fratelli d'Italia, avrebbe potuto alla luce di questo risultato far notare a Marsiglio che vicepresidenza e i due assessorati più pesanti della regione, agricoltura e sanità, sono di Forza Italia, della Lega, chiedendo un riequilibrio. Chiederemo a Pagano se sarà lui a farlo notare, però ci sono anche dei fuoriusciti da Forza Italia che stanno dando vita ad un nuovo gruppo. Questa affermazione dalla Lega che stanno dando vita ad un nuovo gruppo. Ecco, questa affermazione che ha appena ascoltato da Sigismondi la rassicura Deramo, la Lega non perderà posizioni per completare il suo lavoro all'interno della Giunta da quelle posizioni fino alle prossime elezioni regionali? Io penso che non sia un tema all'ordine del giorno, anche perché lo stesso Presidente Marsiglio in una delle prime dichiarazioni pubbliche post voto ha proprio sottolineato che non ci saranno rimpasti all'interno della Giunta regionale. Del resto la Lega ha 7 consiglieri regionali e quindi di conseguenza si conferma, almeno nei numeri in Consiglio regionale, la prima forza della coalizione. Ma poi credo che questo sia un governo regionale che stia ben amministrando, ben governando, e anche i risultati complessivi del centrodestra alle politiche ne sono la dimostrazione. Inoltre noi continuiamo a lavorare sui territori per unire sempre di più il centrodestra, e abbiamo ampiamente dimostrato che ogni qualvolta la coalizione si è presentata unita abbiamo vinto facilmente ogni competizione elettorale, così come ogni qualvolta c'è stata qualche fibrillazione tipo Avezzano, Chieti, Ortona, le elezioni le abbiamo perse, quindi gli elettori ci hanno confermato evidentemente quello che noi già sapevamo, che insomma si aspettano, vogliono un centrodestra unito. Quindi l'obiettivo oggi è quello di continuare bene e migliorare ancora di più l'azione di governo regionale, e per quello che riguarda la Lega, ma credo di poter anche parlare a nome dei colleghi, siamo già pienamente in campagna elettorale perché vogliamo rivincere benissimo le prossime elezioni regionali. Bene, non è un mistero che i consiglieri che hanno lasciato la Lega siano vicini a Forza Italia, potrebbero essere vicini anche ad Azione, poi lo chiederò a Costantini, ma Pagano esclude che ci siano colpi di scena in questo mini rimpasto che ci sarà, a parte il fatto che probabilmente ci sarà una nuova staffetta tra i vostri assessori, tra Febbo e Damario, almeno a sentire i rumors. Pagano. Lo hanno già detto i colleghi, le elezioni regionali sono una cosa, abbiamo votato per le elezioni politiche, è indubitabile che gli equilibri tra le forze del centrodestra sono mutati, però se ogni volta che si vota per una tornata elettorale bisogna rivedere gli assetti delle elezioni differenti, no, io penso che serietà vuole che questo governo regionale vada avanti così, io credo che più si cambia, più si rischia. Il governo regionale sta facendo bene, per quanto mi riguarda tutto continuerà come sempre, poi se
più che rimpasto si tratta solo di una sostituzione dell'assessore di Fratelli d'Italia che non è più in consiglio regionale, quindi è chiaro che andrà sostituito, ma è un problema interno a Fratelli d'Italia. Per quanto ci riguarda, credo che, come hanno già detto i colleghi, il centrodestra funziona bene quando è unito. In regione non ci sono state sostanziali fibrillazioni, sì, c'è qualche passaggio da un partito all'altro, ma sempre nell'ambito del centrodestra. Noi siamo lieti ovviamente di essere attrattivi e che consiglieri regionali o comunali o sindaci guardino con attenzione alla storia di questo partito, ma ovviamente in una logica nella quale Forza Italia è forza moderata anche nei comportamenti, nel senso che è leale e contribuisce alla tenuta di questa maggioranza. Vogliamo anche noi rivincere queste elezioni regionali, si tratta, insomma, non si vota domani, c'è del tempo, però è chiaro che siamo assolutamente in linea con quanto detto da Sigismondi e da Deramo, e cioè la giunta regionale prosegue il suo lavoro, si è votato per le elezioni politiche, adesso ci auguriamo che nasca un governo nazionale di centrodestra forte, importante, che magari anche l'Abruzzo sia ben rappresentato non solo in maggioranza ma anche nel governo, e questo ci interessa perché potrebbero esserci delle ricadute positive anche nella nostra regione. Grazie, è interessante, io lo accennavo prima nella domanda a Pagano, cosa potrà accadere appunto tra questi consiglieri regionali che hanno lasciato la Lega, e non è un mistero che insomma, alcuni di essi siano coordinati dal vostro candidato Costantini al collegio uninominale al Senato, Gianfranco Giuliante. È un primo nucleo di azione il Consiglio regionale d'Abruzzo, avremo novità nella costituzione di un gruppo consigliare in questi mesi? C'è un lavoro per un progetto centrista che guardi alle prossime regionali? Quante domande. Beh, in fondo è sempre la stessa. Sì. Io vorrei fare prima due considerazioni. Il consenso dei 5 Stelle, c'è un grafico pubblicato al Sole 24 Ore, segue in modo speculare il numero dei percettori del reddito di cittadinanza. È veramente, quel grafico è sorprendente, perché maggiore il consenso dei 5 Stelle sui territori, su tutto il territorio nazionale, maggiore il numero dei percettori del reddito di cittadinanza. Minore il consenso del Movimento 5 Stelle, minore il numero dei percettori del reddito di cittadinanza. Io credo che la grande capacità di Conte del Movimento 5 Stelle sia stata quella di intestarsi una misura che, per carità, in larghissima parte è legittima ed è corretta, ma evidentemente ha influenzato il consenso. All'amico Sigismondi voglio dire che gli entusiasmi che in qualche modo lo portano a immaginare che il consenso raccolto in questa elezione rappresenti qualcosa di permanente dovrebbe in qualche modo frenarli, se è vero, come è vero, che il processo di esplosione del consenso che sta vivendo adesso Fratelli d'Italia è lo stesso processo di esplosione del consenso che ha vissuto la Lega e che ha vissuto il Movimento 5 Stelle. Poi, quando ci si trova davanti al governo e davanti all'assunzione delle responsabilità, inevitabilmente gli slogan, i 200 miliardi di spesa pubblica, gli approcci irresponsabili rispetto alla crisi energetica devono lasciare il campo, come giustamente Giorgia Meloni sta almeno accennando e sta dimostrando di voler mettere in campo, ad assunzione di responsabilità e quindi all'adozione di misure che diventano impopolari rispetto a una campagna elettorale che ha consentito, proprio per la condizione di totale deresponsabilizzazione da cui si partiva, di promettere tutto e il contrario di tutto. Per quanto riguarda il campo largo e l'amico Michele Fina, io penso che il campo largo da solo sia una parola vuota. A noi non ci interessano più le parole vuote, non ci interessa più destra-sinistra, non ci interessa più campo largo, ci interessano le cose da fare. In Regione Abruzzo dobbiamo partire da una considerazione: sono 30 anni che chi vince le elezioni poi le perde. Quindi se l'idea è che da parte nostra si partecipi a un progetto che si candida per poi riperdere tra 5 anni, noi non ci saremo. Noi vogliamo partecipare ad un progetto che trasformi i propositi in fatti, che trasformi, che faccia diventare popolari le scelte giuste. Quello che diceva Calenda: se da 7 anni non si riesce a sostituire un'idea di secondo livello perché presentiamo piani di riordino rete che vengono bocciati, se da 7 anni la Regione Abruzzo perde centinaia di milioni di euro per via di questa forma di responsabilità, a me non interessa il campo largo e il campo stretto, mi interessa una proposta politica che trasformi in popolare la scelta giusta. Qual è la scelta giusta? Individuare un'idea di secondo livello. Poi ci saranno questioni di campanile che faranno arrabbiare Teramo, se si fa l'Aquila faranno arrabbiare
fare Chieti, se si fa Pescara, ma le decisioni vanno prese, perché il fatto che le coalizioni perdano ogni volta dopo essere state elette dimostra ma che nello scorcio finale di questa legislatura voi non mi risulta che ci sia disponibilità di scendere in campo e di partecipare a pastrocchi, anche perché dal nostro punto di vista di costituirli in consiglio regionale assolutamente non è all'ordine del giorno. Dal mio punto di vista Marsilio non sta governando bene, perché si è inserito perfettamente nel canale statistico che ha visto un presidente candidarsi e poi perdere. Questo perché si preferisce, e lo hanno dimostrato gli interventi degli amici qui presenti, si preferisce l'idea di partecipare insieme pur di vincere, di valorizzare lo strumento elettorale, ma si mette in secondo ordine la necessità di far accadere le cose. Azione nasce proprio per fare accadere le cose, e quindi il campo nostro sarà il campo di chi decide per la prima volta in Abruzzo di far accadere concretamente le cose. Bene, ho un problema, ho soltanto 5 minuti, però voglio farvi intervenire tutti. Allora vi prego di essere telegrafici nella risposta. Quanto conterà l'Abruzzo nel nuovo Parlamento? Alcuni di voi sono già parlamentari, altri non lo sono, o per scelta oppure per un risultato elettorale che non è stato quello atteso, ma appunto, ecco, le vostre aspettative rispetto a questa legislatura che nasce, soprattutto che i temi che riguardano questa piccola regione, anche con la riduzione del numero di parlamentari, quindi una responsabilità maggiore di rappresentanza da parte vostra, vengono affrontati e risolti. Ma vi prego, 30 secondi, soltanto per un pronostico, non su quello che volete fare voi. Sigismondi. Beh, è stato, come dire, il leitmotiv della nostra campagna elettorale. Noi abbiamo voluto portare più Abruzzo al governo candidando proprio Giorgia Meloni, quindi, come dire, abbiamo già risposto. La presidenza del Consiglio a Giorgia Meloni per noi è sinonimo di garanzia che l'Abruzzo sarà ampiamente rappresentata e che daremo forza a quelli che sono i problemi dell'Abruzzo. Un flash, nessun entusiasmo da parte di Fratelli d'Italia, evidentemente Costantini, come tutti i rappresentanti di Azione, sono abituati a sentire soltanto loro stessi e non negli altri interventi. Non siamo dell'opinione che il consenso sia permanente. Abbiamo soltanto detto una cosa: avete fatto una campagna elettorale a iniziare anche da voi, con dei toni anche sguaiati nei confronti del Presidente, contro il governo regionale. Il dato, dopo aver amministrato 3 anni e mezzo la regione, è che noi confermiamo gli stessi voti delle regionali. Questo è un dato che nessuno può smentire. Grazie, Fina. La regione Abruzzo conta già poco nelle elezioni dei parlamentari. Il centrodestra, nonostante il premio dovuto alla vittoria dei 4 uninominali, su 8 parlamentari ne elegge 4 abruzzesi e 4 catapultati. Paradossalmente gli avversari del centrodestra ne eleggono 5, perché... Ora, questo si aggiunge al fatto che lo stesso Marsilio è un catapultato, e il fatto che Giorgia Meloni abbia deciso di essere eletta in Abruzzo non credo che sia un grandissimo premio, visto che poteva eleggere anche un altro parlamentare o un'altra parlamentare abruzzese e poi comunque occuparsi di questa regione, come dovrà occuparsi, presumo, di tutto il Paese. Vediamo nella formazione del governo se l'Abruzzo avrà spazio, ma noi saremo concentrati sui problemi dell'Abruzzo, sulle questioni che riguardano la nostra regione, sull'attenzione che ci deve essere per la nostra regione anche all'interno delle politiche nazionali. Siamo alternativi al governo Marsilio e abbiamo registrato, lo ripeto, la voglia di un'alternativa, e per questo lavoreremo a cucire un'alternativa, certamente intorno a progetti e idee e non solo a sommatorie di voti. Ecco, uno dei parlamentari eletti in Abruzzo potrebbe avere una postazione di rilievo anche nel prossimo governo, si parla di Bagnai d'Eramo, c'è questa possibilità? Ma Alberto Bagnai è una punta di diamante, uno dei più noti e preparati economisti a livello nazionale e internazionale, professore dell'Università Chieti Pescara, quindi credo che è in grado di poter ricoprire qualsiasi ruolo che possa portare l'Abruzzo al centro dell'agenda politica del governo, quindi sicuramente la Lega farà la sua parte e metterà a disposizione tutto il potenziale in termini di idee e di uomini e di donne che ha a disposizione. Nazario Pagano, lei insomma è uno dei parlamentari di più vecchia data, insomma, ha già svolto degli incarichi importanti in aula, al Senato anche
incarichi legati all'ufficio di presidenza. Lei personalmente ambisce ad avere un riconoscimento, insomma, a questo suo impegno e anche a questo suo risultato rispetto alla delegazione governativa che Forza Italia esprimerà nel confronto con Giorgia Meloni? Lo dica chiaramente, se è una sua ambizione, poi che succeda o meno. Diciamo sottosegretario abruzzese. Allora, io sono, come dico, come si usa dire, un capitano di lungo corso, una lunga carriera politica che molti conoscono, sono stato eletto tante volte in comune, in regione, ho avuto ruoli di vertice, sono stato senatore, insomma, effettivamente devo riconoscere che non posso certo lamentarmi, gli abruzzesi mi hanno sempre voluto bene, mi hanno sempre gratificato. Dietro questa carriera c'è, come dire, il mio low profile, diciamo, il mio volare sempre basso, non mi propongo mai oltre un certo livello e credo che questo sia il segreto del successo che ho avuto in questi anni e dico semplicemente che a me interessa che l'Abruzzo conti di più. Sono stato un fiero combattente contro il taglio dei parlamentari perché ritenevo, come ritengo adesso e ne ho avuto ampia dimostrazione, che era un danno non per la politica, per i politici, ma per i cittadini. Infatti questa è una delle regioni più penalizzate perché la riduzione dei parlamentari è stata asimmetrica, per cui le regioni più piccole che già avevano una voce flebile ce l'avranno ancora più flebile. Certo. Proprio per queste ragioni io mi auguro che uno di noi, uno degli abruzzesi, possa essere nella compagine di governo, perché l'Abruzzo ha bisogno di avere un filo diretto e mi auguro che sia proprio un abruzzese vero, non un abruzzese per finta. Quanto sia giusto il ragionamento che tutti avete espresso è confermato da quello che sto per chiedere a Carlo Costantini. Intanto, per esempio, la provincia di Teramo, ne ha parlato già, intanto una provincia che non ha avuto nemmeno un suo collegio al Senato perché è stata divisa tra Pescara e L'Aquila, avrebbe eletto comunque un suo rappresentante se fosse stata eletta Stefania Di Padova. C'è anche un tema, appunto, che il parlamentare deve farsi di una rappresentanza del territorio proprio alla luce di questa riduzione del numero dei parlamentari. Questo sarà l'impegno di Giulio Sottanelli o di Stefania Di Padova, insomma, una percentuale di possibilità molto marginale. Assolutamente sì, purtroppo la riduzione del numero dei parlamentari ha compresso la capacità di rappresentanza dei territori e devo dire l'elevatissimo numero di catapultati da parte di alcuni partiti eletti in regione oggi, ma che saranno sconosciuti e diventeranno invisibili da domani, ha ulteriormente accentuato questo tipo di problema. Per questo ne abbiamo pesantemente contestato, Giulio Sottanelli in particolare, durante la campagna elettorale, il fatto che alcuni partiti siano venuti in qualche modo a prendersi i posti di rappresentanza del territorio per poi tornarsene nei loro ruoli di origine e lasciando il territorio senza rappresentanza. Io, per quanto riguarda la sua domanda di partenza, quanto conterà l'Abruzzo in Parlamento, temo che conterà poco, perché il fatto che Giorgia Meloni sia stata eletta in Abruzzo in qualche modo potrebbe esaurire il campo di tutte le aspettative possibili, cioè già il Presidente del Consiglio, però lo temo ma non lo auspico. Io sinceramente auspico che i parlamentari abruzzesi contino il più possibile, perché per me l'interesse della mia terra e dell'Abruzzo va al di sopra di ogni singolo posizionamento politico. Grazie a Carlo Costantini, grazie ai rappresentanti degli schieramenti e delle liste che si sono contesi 13 posti in Parlamento in questa campagna elettorale, che noi salutiamo anche Daniela Torto che ci ha dovuto lasciare prima per un altro impegno. Chiudiamo qui un lungo ciclo di trasmissioni elettorali che è iniziato a Ferragosto sostanzialmente, che si conclude con il commento al voto. Noi dalla prossima settimana riprenderemo il nostro talk show politico con una variazione, andremo in onda il giovedì sera alle ore 22:30 con i fatti e le opinioni e molti di questi ospiti saranno nuovamente a dialogare con voi telespettatori di Rete 8 nella mia trasmissione, che fa parte, e questa è l'ultima cosa che voglio dire, di un palinsesto davvero ricco, davvero innovativo, che Rete 8 propone all'Abruzzo e al Molise e che presenteremo nella trasmissione che sta per andare in onda tra poco,
per poter avvicinarci insieme ad una nuova stagione televisiva e con la nostra buona volontà e con la nostra professionalità, se ci venisse riconosciuta, lavoreremo ancora insieme un anno per l'Abruzzo, per il Molise e soprattutto per voi telespettatori. Grazie e buona serata.